tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con Bianco e Rosso TV Sport. Juve Stabia Bari, sabato, domani. Io non lo dico perché poi c'è la replica domani, quindi sembra che il Bari giochi domenica. Invece si gioca sabato alle 18, Juve Stabia Bari. Ne parleremo con i nostri ospiti. Ospiti si fa per dire, perché il professore Antonucci è ormai di casa. Professore, ben ritrovato. Sarò di casa almeno fino a quando cercheremo di dare notizie sempre aggiornate, sia di ieri che di oggi, del Bari. Notizie vecchie e fresche, diciamo. Vecchie e fresche. E poi Massimo Marzulli, rappresentanza dell'Oxen, del Centro Sportivo Nazionale Educativo, perché stasera presso la Sala Tridente della Fiera del Levante si celebra la solita, ormai tradizionale, manifestazione dell'Oxen, che premia atleti amatoriali, ma anche dei personaggi individuati dall'organizzazione, dal papà anche Mimmo, certo, Marzullo, che salutiamo perché sappiamo essere un fedelissimo del Biancherosso TV Sport. Quest'anno chi premiate? Beh, quest'anno non potevamo che premiare, vista comunque l'opera encomiabile del direttore generale Claudio Garzelli e del direttore sportivo Guido Angelozzi, alla guida comunque di un'ottima dirigenza. Penso che quest'anno sia migliorato tanto l'assetto societario con l'arrivo del C'è Chiara Mancini. Sì, ci sarà un premio intitolato a Franco Mancini, interverrà ovviamente sua moglie con i suoi figli, e poi ci sarà anche ospite Enzo Del Vecchio come premio speciale. Il collega è stato Enzo appena Becchio nominato, responsabile del servizio sport della RAI. Benissimo. Allora, c'è un amico in linea, prendiamo una telefonata. Pronto? Ciao Enzo, sono Davide. Ciao Davide. Buon pomeriggio. Ciao. Saluto i tuoi ospiti. Ciao. Niente, io voglio solo dire che alla fine domani il Bari gioca con la Juve Stabia, giusto? Sì. Io mi auguro con tutto il cuore che questi ragazzi domani riescano a disputare una buona partita e che non, in questa settimana non siano stati particolarmente distratti dalle notizie del calcio scommesse, che purtroppo sono dalla nuova possibile bufera di calcio scommesse. Grazie Davide per il tuo intervento. Beh, bisogna dire che bisogna davvero essere molto concentrati per non risentire in nessun modo di queste voci, perché questi fanno i punti e rischiano ogni volta di vederli sottratti. Guarda, io ti devo essere sincero, questi ragazzi vanno ammirati perché se dovessero avvertire quello che avverto io dopo quello che ho letto negli ultimi giorni, ti viene, come si dice a Bari, la sconfidenza di seguire una squadra che è sempre la squadra del tuo cuore. Proprio mi sento demoralizzato, io ti devo essere sincero, ti avevo detto ieri, la facciamo la trasmissione, tu mi hai detto la dobbiamo fare, aggiorniamo i lettori del Bari di ieri e di oggi. Però sapessi con quanta malinconia io faccio questa. Ma se cose nel passato avvenivano, la verità. Ma guarda, io che cosa devo aggiungere a tutto quello che abbiamo detto nelle scorse settimane e anche in passato? In passato c'era quella specie di, come si dice, di intesa che poteva venire a fine campionato fra giocatori che si conoscevano, un punto a te, un punto a me. Però Gianni, anche negli anni 70. Ma non con il denaro. Ma non però con Gianni, il, ma anche no, negli anni 70 e 80, io ricordo che dei giocatori del Taranto, ad esempio, furono beccati all'autostrada che prendevano i soldi. Non credo che sia proprio una novità in assoluto. Non parlo degli anni 80, quando io già avevo cominciato a mollare da un punto di vista anche di formazione. Io parlo degli anni 30, 40, 50. Una volta per una telefonata che un giocatore del Bari ha fatto ad un suo collega a Roma, a Taniene, abbiamo avuto 10 punti di penalizzazione e Taniene squalificato per 3 anni. Tant'è vero che stamattina, vedendo la trasmissione a Rai 1, che si chiama "In Italia esiste la certezza della pena?", io non lo so che cosa andrà a finire anche con questi altri sotto processo, chiamiamoli così. Io mi spero che addirittura ci venga dato una lezione esemplare, non per niente, perché sennò che diciamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, soprattutto ai nostri nipoti? Allora, faremo la partita, che è meglio, dai. Sentiamo cosa ha detto Torrente prima della partenza per Castellammare di Stabia. Sentiamo il tecnico del Bari.
È una squadra difficile da affrontare, soprattutto in casa loro, al di là del campo sintetico, a livello anche ambientale, proprio la squadra, è una squadra che fa giocare male, è una squadra che si difende molto bene, organizzata soprattutto nella fase difensiva, è una squadra che è ripresa, ha iniziato male, è ripresa, l'anno scorso ha fatto benissimo, adesso sono in ripresa. È una squadra non facile da affrontare e da battere. Campo non facile, sapete benissimo l'ambiente di Castellammare e anche il terreno, che sicuramente per gli altri è un vantaggio rispetto a noi. Bisogna essere più concreti, le occasioni rispetto a un anno fa fuori casa eravamo molto concreti. Pur giocando bene, però non riusciamo a finalizzare. Si crea di più, però non riusciamo a finalizzare. L'anno scorso creavamo di meno, ma eravamo più concreti, sì, davanti, sì. In questo momento vorrei parlare di calcio. Basta, cioè, vorrei parlare di calcio, pensiamo alla partita con la Juve Stabia. Quindi vorrei concentrarmi solo su questo, i ragazzi altrettanto, non voglio parlare di cose che si è parlato già abbastanza, speriamo che, mi auguro solo che non succeda niente. Mi auguro che non succeda niente, dice Torrente, a proposito della possibile penalizzazione ancora ai danni del Bari. No, noi è sempre il solito filone, è lo stesso filone. Quindi di penalizzazione, se casomai ci dovesse essere, sarà minimissima, a mio avviso. Poi dopo io non seguo le carte federali, ma ritengo che anche sia come logica, sia come può essere un regolamento, è chiaro che siamo sempre nello stesso filone e quindi non si può fare due condanne diverse o addirittura esemplari, come dicevo prima. Si dice continuità del reato, insomma, ecco, nel appunto. Senso che è l'unica cosa. C'è un amico in linea, pronto? Pronto? Eccoci, ciao. Sono Nicola, saluto agli ospiti. Sì. Domenica Juve Stabia si vince 3-1. 3-1 a Castellammare di Stabia, eh? E domani giochiamo sabato, ricordatelo, alle 18, sabato, no, domenica. Sabato, sì. Regalo da parte mia a lui, vediamo, sì. Però è una cosa accessibile, che io non sono ricco, io sono pensionato, sono. Va bene. Sono come quelli del Bari. Va bene, allora 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta, possiamo partire dei precedenti fra Bari, Juve Stabia, Bari, possiamo partire? Uno soltanto. E che com'è finita lo scorso anno? Quella dell'anno scorso, tu anche perché... Ma parli di precedenti in Serie B, in Serie C? Niente. Tant'è vero che tu mi avevi detto che è arrivata una lettera alla redazione di Telebari che chiedono quante volte con le squadre campane il Bari ha giocato, escluso Napoli, Salernitana e Avellino, sì, in Serie A. Sì. E nulla, io te le ho proposte, più tardi lo diremo. Ora vediamo se tu vuoi vedere subito quello che... Allora, prendiamo un'ultima telefonata, poi andiamo dritti su. Pronto? Carissimo Enzo, sono sempre Rocco da Bari, saluto il professor Antonucci. Grazie a te. E anche il io saluto tutti Ciao. Quanti voi. Anche perché mi ha fatto professore, piacere. A questo punto speriamo che tra Ranocchi e Rane, a questo punto, non abbiamo problemi di qualche penalizzazione, anche perché con Enzo ieri ci siamo sentiti in diretta, speriamo che non siano sentenze dall'alto e volute da chi. Grazie e forza Bari sempre! Sempre forza Bari, lei è una persona che mi va sotto braccio. Intanto arbitro incapace inventa un rigore. L'anno scorso. Il rigore fantastico. Questo si butta a terra e noi abbiamo un rigore contro. Questo arbitro incapace che ha inventato un rigore. Non solo, questo lo trasforma Cau, che è ritornato al Cagliari. Vedi, Sau, Cau era nostro. Hai ragione. Scusa. Il rigore da Sau è che ora sta nel Cagliari e poi c'è questo fallaccio su Forestieri,
che non fu punito dall'arbitro, e non solo, e fu espulso anche Torrente. Ricordo. Quindi il nostro corregionale che domani va ad arbitrare a Juve Stabia, e noi lo vediamo, proponiamolo l'arbitro. Eccolo qua, Francesco Assisiano. Questo ha cominciato, l'abbiamo visto anche sui campi minori di Puglia, poi si è trasferito a Roma, è revisore contabile come me, nato a Mesagni nell'82 e io un altro esordiente. Speriamo bene, perché tra l'altro l'anno scorso a Juve Stabia, su un terreno che meno male che si sono allenati su un terreno, di erba sintetica, vedremo che cosa succederà, perché è un campo difficile soprattutto per la pressione delle persone. Vabbè, speriamo che sia di buon auspicio. E dopo ritorneremo sulle campane che tu volevi, il lettore voleva. Assolutamente. Abbiamo detto dei big premiati stasera, però come sempre quella del Xen sarà una manifestazione per tutti gli sportivi della porta accanto, insomma, sì. No? È un po' il vostro spirito. Per niente, ci sarà anche un premio per la società campione italiana, che è barese, la SD Cassandra Bari, che ha vinto il titolo italiano in pattinaggio artistico. Complimenti ai ragazzi della sono sport minori che vanno seguiti. Assolutamente, chi lo dice? Lo seguiamo, seguiamo tutti gli sport minori. Pubblicità, poi di nuovo insieme col Bianco e Rosso TV Sport.